Livatino è il primo magistrato ad essere beatificato nella Chiesa cattolica ed è una figura di riferimento. Come si vede qui dall'icona c'è l'immagine di Rosario Livatino, ma sullo sfondo c'è un paesaggio irpino e sotto anche la figura del nostro tribunale di Avellino, perché anche il tribunale, come tutti gli ambienti, vanno evangelizzati, io dico, cominciando dalla Chiesa, per carità. Ed è questo uno stimolo perché ciascuno di noi faccia il proprio dovere, lo faccia come un servizio alla comunità. Sub tutela dei, il giudice Rosario Livatino. Questo è il titolo della mostra attualmente in essere al carcere borbonico per un'intera settimana. Oggi si è svolto un convegno importantissimo, presenti oggi il prefetto di Avellino, il presidente dell'Ordine degli Avvocati, il presidente e il procuratore della Repubblica di Avellino, il dottor Rai Roma, e l'onorevole Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Noi abbiamo preso gli estratti più importanti di questo convegno e ve li proponiamo. Quindi avere un comportamento assolutamente aderente alle regole, diciamo, di un cattolico serio. E questo ha fatto tutta la sua vita, è stato essenzialmente semplice e serio, responsabile e determinato, coerente e etico. E tutto questo in quel contesto storico, in quel contesto ambientale, purtroppo ha determinato la tragedia. La frase con cui lui da ultimo si rivolge a chi lo sta uccidendo, con una modalità che è davvero una modalità che poi gli ha consentito, nella valutazione di essere beato, di valutare correttamente, era un modo quasi, come è stato detto, per perdonare chi in quel momento lo stava uccidendo. L'assoluta coerenza di comportamento, di pensiero, una coerenza che vedeva nel ruolo di magistrato un ruolo anche etico, un ruolo etico con riferimento a un concetto di giustizia elevatissimo che ci dovrebbe ispirare costantemente. Vedete, avrebbe anche potuto non scrivere neanche una riga, perché la sua vita ne parla per lui. Tutte le testimonianze che ho raccolto, vi assicuro tutte, descrivono un uomo che ha una vita ordinaria, vissuta in modo straordinario. E forse questo è il senso del fascino di una figura come quella di Livatino, che è, permettetemi di dirlo, un ragazzo del sud, nato a Canicattì. Qualcuno potrebbe dire cosa poteva venire di buono a Canicattì. E invece anche su questo, a volte la provvidenza si diverte a sorprendere gli uomini, perché da un paese così sperduto, la ventroterra siciliana, fa sorgere un beato che sono convinto presto diverrà anche santo. E sono convinto che presto diverrà anche il padrone dei magistrati. Che ci ha detto una cosa molto semplice con la sua vita, cioè che potersi guardare allo specchio pur senza voler primeggiare è la prima cosa che ognuno di noi deve fare nella vita. E allora per ripercorrere o per provare a avvicinare questa figura alla nostra vita di tutti i giorni, noi dobbiamo partire da un presupposto. E quel presupposto è innanzitutto che la criminalità organizzata non è arrivata a Finisterre. Non siamo, nonostante straordinarie vittorie dello Stato, alla fine del metodo mafioso e della criminalità organizzata. Non lo siamo qui, dove potrei fare nomi di clan acclarati dalla storia giudiziaria, non lo siamo lontano da qui, ma lo saremo più e più ancora, forse, se voi più giovani qua dentro crederete fortemente che quella fine è vicina.